Sapete quando lavorano i poeti? I poeti lavorano di notte. I poeti lavorano di notte quando il tempo non urge su di loro, quando tace il rumore della folla e termina il linciaggio delle ore. I poeti lavorano nel buio, come falchi notturni o usignuoli dal dolcissimo canto, e temono di offendere il Dio. Ma i poeti, nel loro silenzio, fanno ben più rumore di una dorata cupola di stelle. Alessio Boni, quali le tue sensazioni ed emozioni nel declamare i versi di Alda Merini? Mi piace moltissimo, mi sento molto osservato qui a Fossombrone, si stanno firmando tutti che guardano queste telecamere con le luci accese. Mi piace moltissimo sentire sempre il disadattato nella vita. Non lo so perché, sono sempre attratto da i due terzi meno fortunati del mondo rispetto al terzo fortunato che è il nostro Occidente. Quando mi sento di voler ricercare qualcosa vado in Sud America, vado in Africa, vado nel Medio Oriente. Mi sembra che ci sia qualcosa in quel disadattato che crea sempre più verità e forza del nostro riportato nel nostro ancestrale. Mi serve anche per il mio lavoro, che è quella continua ricerca umana nei confronti dell'essere e non quello che già conosco, ma quello che non conosco. Lo spiazzamento è sempre sorprendente. Alda Merini è sorprendente e spiazzante in questo modo, perché è una delle poche donne, esseri umani in vita, dove ha passato 12 anni in un manicomio, 46 elettroshock, portandogli via le bimbe che partoriva. Deve essere uno strazio, un dolore inenarrabile. E con tutto lei è uscita con un grande candore, ha rivestito questo dolore con una veste incandescente e l'ha trasformata in poesia, senza avere retaggi di sorta, senza accredine nei confronti di tutti, tipo Mandela, 30 anni di, no? 30 anni in prigione ed esce dopo aver scritto libri solo perché era contro l'apartheid, eccetera, e ricomincia. Cioè, sono personaggi abbastanza fuori dal comune. Quando poi trovi un genio come Alda Merini, e io ho visto proprio in un momento di un'intervista proprio radiofonica in cui stava in un, non ero presente ma l'ho ascoltata, stava in un bar come questo momento adesso, gli viene l'ispirazione e detta al suo segretario di getto una poesia. E quella poesia era così. C'è qualcosa, qualcuno che te l'ha detta, non so chi, come, perché. C'è gente per fare una poesia, ci impiega anche 6 mesi, cambia le virgole, toglie una parola, la smussa, la rifà, la rimane. Era così. Cioè, la vedevi che la diceva in quel momento lì come una specie di catalessi in ispirazione totale. Ecco, questo per me, io lo utilizzo poco questo termine, è il genio, puro. È una persona che può parlare diretta negli occhi, come io guardo questa telecamera adesso, Gesù, se c'è, Cristo, se esiste, Dio, se c'è la potenza, e gliene parla. E lo dice anche nei versi, io ho sofferto più di te su questa terra, quindi io posso parlarti direttamente, senza mettere piedistalli, senza mettere troppe distanze. E questa semplicità nel parlare con delle entità che tutti nel nostro cristianesimo, da quando c'è la Chiesa, bisogna sempre avere con una certa referenza, su un piedistallo guai, bisogna avere sempre un atteggiamento reverenziale nei confronti di queste personalità, di questo mito. Lei no. È come io parlo con te, che stai dicendo? E ti dico delle cose dirette come lei ne parla. Allora questa cosa spiazza. C'è una forza, c'è un vulcano, c'è una poesia, poi ti parla di un fiore come ti può parlare anche della violenza carnale che ha subito, cioè c'è una grande dicotomia che diventa evento. Questa per me è Alda Merini e mi piace poterla rappresentare, mi emoziona ogni volta e ogni sera è diverso, stasera a seconda del pubblico, della serata, del contorno, delle luci, della cornice, del vento di Fossombrone, diventerà qualcos'altro rispetto ad altre che non ho già fatte prima. Le osterie a me piacciono, gli anfratti bui delle osterie dormienti, dove la gente culmina nell'eccesso del canto. A me piacciono le cose bestemmiate e leggere, i calici di vino profondi dove la mente esulta a livello di magico pensiero. Troppo sciocco è piangere sopra un amore perduto, malvissuto, scostante. Meglio l'acre vapore del vino indenne, no? Meglio l'ubriacatura del genio. Sì, meglio l'indagine sorda delle scorrevolezze di vite. Io amo le osterie che parlano il linguaggio sottile della lingua di Bacco. E poi, nelle osterie, ci sta il nome di Charles
scritto a caratteri d'oro. Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po', e poiché sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da che tu sei partito, c'è una grossa novità. I miei vestiti, cioè... L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa qui non va. Qual è il tuo rapporto con Fossombrone e con le Marche? No, Fossombrone è la prima volta, quindi scusatemi, ma Marche mi piacciono ancora, il Conero, ho un amico a Senigallia, Roberto, spesso vado a trovarlo. Mi piacciono anche un altro che mi dà del buon vino. Mi fermerò sulla costiera stasera, mi fermerò 2 giorni, mi piace questa zona. Le Marche hanno una bella collina, sono meno gettonate rispetto all'Umbria e la Toscana e credo sia il valore aggiunto. Questo festival serve per rilanciare la tradizione Fossombrone. Sì, diciamo, questa è l'ambizione che ci siamo dati all'inizio di questa magnifica esperienza, la stiamo portando avanti con grande tenacia e direi anche con ottimi risultati. Nella prima serata abbiamo lanciato un nuovo artista locale, così comunque ci auguriamo, e quindi insomma l'obiettivo è centrato. L'amore e la poesia sono al centro della vita di Alda Merini. Sì, certamente, e poi con la capacità di Alessio Boni di esprimere i sentimenti e quant'altro, credo che questa sera avremo un grande festival, una grande serata che porterà insomma ancora più in alto l'asticina che ci siamo come dire, abituati ad alzare ogni anno. No, ma prima che vada via, ne cantiamo che cosa le succede se continua ad andare via. Prova a suonargliela tu. In rianimazione, in rianimazione. Ahu, ahu. La rianimazione, le per i poeti, per i cantautori, per tutti un po'. Cerca di stare un po' fermo perché sennò finisci in rianimazione. Ahu, ahu. In rianimazione. Ahu, ahu. Ciao. Ciao.